star bene prima dell'estate, ho avuto un po' di salute che mi hanno consigliato di stare calma. Perciò non farò tanto la sintesi di quello che ho potuto ascoltare, ma risponderò a delle domande che Amelia mi ha fatto. E anche delle sollecitazioni che mi sono venute stamattina sinceramente leggendo i giornali, perché c'è un po' la ossessione di ma ci avete il programma, è fatto il programma, e che cosa c'entra lei col programma? Ecco, perciò dirò due cose sul programma, anche perché proprio entrando qui qualcuno mi ha detto ma dobbiamo essere più concreti, dobbiamo rispondere ai programmi degli altri. E ve lo dice una che è stata, per ragioni familiari ovvie, dentro ad altre due campagne elettorali in cui per i neri tutti dicevano ci vuole il programma, dai il programma, dai il programma, quando il programma è uscito, ovviamente articolato, analitico, complesso, perché il governo di una città, di un paese, sono cose complesse, hanno detto troppo analitico, non si capisce, non comunica. Poi si è semplificato, si sono saltate delle parti, insomma il programma è un grande tormentone e dobbiamo un po' decidere noi probabilmente anche stasera che forma dare, che cosa intendere tra di noi per programma, allora, questa è la mia opinione. Ho studiato anche tanto programmazione, perciò so di risparmio i termini in inglese, ma che la programmazione può un programma, può essere un libro di sogni, era stato così chiamato il programma socio-economico italiano, proprio quando non ha gli strumenti per realizzarsi ed è troppo solo limitato ai grandi obiettivi, ma quando si occupa di tutto che riesce finalmente a essere un programma esauriente, è un po' una lista della spesa. E il modello a cui mi sembra noi qui partecipando tutti ci siamo un po' adeguati è quello di fare una programmazione cosiddetta strategica, cioè cercare insieme di individuare degli assi strategici, dei progetti che pur non toccando tutto però vanno a cambiare qualcosa nel sistema, vanno ad animare più le comunità, vanno a catalizzare delle energie nelle comunità e nel sistema socio-economico. Detti in termini di welfare, perché questo è il mio settore, è certo che bisognerà anche fare, diciamo così, rispondere a tutti i problemi che il sistema di welfare bolognese oggi ci pone, e in questi giorni già è stato fatto in tante sedi, ci sono tanti seminari, no? Programma un po' elenco della spesa, come regolare il funzionamento delle ASP, parlo e seconderle, parlo per chi non è del mestiere, sono le nuove aziende per servire le persone che sono subentrate alle IFAP, come cambiare l'assistenza domiciliare agli anziani nel momento in cui il vecchio modello, pur di grande successo, un modello che ha qualificato il welfare nella nostra città, non va più bene, la gente cerca i badanti, ha bisogno di altri servizi. Come e se funzionano gli sportelli sociali, quelli che vedete entrando nei comuni, che sono la porta d'ingresso dei servizi, sono troppo URP, cioè solo servizi di informazione, o già servono alla presa in carico delle persone? Come regolare il problema dei nidi? Oggi se ne è parlato molto, non so se Amelia tornerà sul tema, volevo dire qualcosa, ma salto. Ecco, tutto questo sono, questi ed altri, sono i tanti tanti problemi su cui Amelia ha dato già opinioni, perché già tanto si è lavorato su questi aspetti, non è che le cose concrete non si siano dette, che vanno certe portate a descrizione, ma quello che Amelia ha chiesto stasera a chi parlava di nuovo era perché non individuiamo delle azioni che in qualche modo, perché tutto questo vedete era manutenzione del sistema e innovazione di un sistema di servizi che pure ha funzionato, ha avuto successo, ma qual è qualche tema nuovo che ci rimobilita, ci rifarà anche essere orgogliosi di essere bolognesi, che può dare in qualche modo anche nuove energie, nuove fiducia agli operatori? E io a questa domanda ho risposto proponendo un progetto che dirò molto brevemente, anche se non è analiticamente, proprio perché lo intendo, anzi non un progetto, una azione strategica, per farvi vedere l'esempio di quello che mi viene in testa come azione strategica, che è questo, come aiutare l'inserimento scolastico, il successo scolastico dei bambini immigrati alle medie e alle superiori. Vedete, e ho scelto questo tema, vedrete, proprio perché in qualche modo tocca e chiama in causa una molteplicità di soggetti e di risorse, perciò in qualche modo può coinvolgere tanti,
e può determinare quasi una sorta di mobilitazione culturale sul tema, in cui tutti si sentono di appartenere a un certo tipo di progetto. Mi è venuto in mente quando, io sono abbastanza vecchia, si cominciò l'inserimento dei disabili a scuola. È stata una sfida importante anche per le famiglie con cui i bambini degli altri bambini si era contenti di partecipare a un progetto che ti cambiava un po' l'idea di cittadinanza, che faceva maturare anche i nostri figli, che rendeva la città una città, so che è un po' più di moda usare queste parole, educante, una città che ti insegnava a vivere diversamente la cittadinanza. Dicevamo, bambini immigrati, questa è della Tiera Giovannini che poi potrà aiutare molto meglio ma è in questa operazione perché è stata in tutte le possibili commissioni in materia, bambini immigrati che alle scuole medie, alle scuole elementari hanno già trovato tante risposte, l'investimento c'è già stato, c'era il CDVE che lavorava a Bologna in collaborazione con altre istituzioni nazionali, corsi per gli insegnanti, mediatori culturali, cioè si è fatto un investimento forte. I problemi arrivano quando i bambini arrivano alle medie e alle superiori, in una situazione in cui, e do alcuni dati, nella scuola primaria però il 68% dei bambini stranieri sono nati in Italia, nelle medie un terzo, nelle superiori il 12%, il che però ci fa pensare che questo problema che c'è alle medie e alle superiori diventerà un problema maggiore in futuro, anche perché non è che i bambini nati in Italia non abbiano, è inutile stare tutti i parenti, sono competenti in materia, non abbiano problemi, come peraltro anche tanti bambini italiani, in questi due passaggi delicati. Perciò l'inserimento allo sostegno alla media, l'abbandono, il problema dell'abbandono a fronte degli insuccessi dei primi anni di scuola superiore che già vede tra l'altro i bambini, i ragazzi concentrati in scuole professionali che spesso sono sovraccaricati di problemi e perciò non sono di buona qualità.